La Russia non si comprende con la ragione. Non si può misurare a spanne. Racchiude in sé qualcosa di unico. Nella Russia si può solo credere. L'ordine di assassinare la famiglia dello zar arriva direttamente da Mosca il 16 luglio 1918. I Romanov sono condotti in un misero scantinato e Yakov Jurovsky, ufficiale della polizia sovietica, la ceca, esegue la sentenza. Nelle sue memorie scrive: Nicola ha distolto lo sguardo dal plotone di esecuzione, rivolgendosi verso la famiglia, quindi, come se avesse improvvisamente ricordato qualcosa, si è voltato di nuovo, domandando come, cosa. Il plotone aveva già ricevuto il comando «Mirate». Era stato dato l'ordine di sparare loro direttamente al cuore, per evitare un inutile spargimento di sangue e risolvere in fretta la faccenda. Senza parlare, Nicola si è voltato di nuovo verso la famiglia, mentre gli altri lanciavano poche grida sconnesse. Pochi secondi dopo, ho sentito risuonare i primi colpi. Io ho mirato direttamente a lui, uccidendolo sul colpo. Le ragioni della fine così terribile e sanguinosa del loro impero vanno ricercate nel loro continuo ritardo rispetto alla storia, nell'immutabile paura del cambiamento, nella paura del loro stesso popolo, nell'incomprensione del proprio tempo. In particolare, l'ultimo zar non è stato in grado di comprendere il tumultuoso cambiamento che si preparava durante gli anni del suo regno. La storia russa è attraversata da segni premonitori. La famiglia dell'ultimo zar muore a Yekaterinburg, nella casa di un commerciante. Più di 300 anni prima, un membro di una famiglia di boiardi moscoviti, i Romanov, fugge dal caos che sconvolge il paese e si rifugia nel convento Ipatiev di Kostroma, sulle rive del Volga. Qui, all'età di appena 16 anni, viene eletto zar. Queste sono miniature sulla storia dei Romanov, dipinte dal pittore contemporaneo Valentin Fokeyev, che ha reinterpretato la tradizione sacra delle icone sotto forma di strisce a fumetti. Mosca, sulla Piazza Rossa, sorge un monumento importante. L'iscrizione recita: «Dedicato al cittadino Minin e al principe Poshcharsky». Nel 1612, Minin e Poshcharsky liberano la capitale russa dagli invasori polacchi e dai cosacchi che la saccheggiano. Saranno loro a spianare la strada ai Romanov. È la smuta, il tempo dei disordini. Così i russi chiamano il periodo di transizione tra il XVI e il XVII secolo, che ha inizio con la morte di Ivan il Terribile e si conclude con l'incoronazione del primo Romanov. Il popolo russo resta per 3 anni senza guida, prima che venga prescelto il giovane Mikhail Romanov. E la storia apre una pagina bianca. Nel 1613, per giorni e giorni, risuonano le campane della cattedrale del Cremlino che annunciano l'elezione del nuovo giovane zar. L'11 luglio una folla giubilante assiste all'incoronazione. Sarà in grado di governare la Russia. È una domanda difficile che nessuno mi ha mai posto in questi termini. Quando i Romanov arrivano al potere, non si rendono minimamente conto della loro missione, di questo sono sicuro. Come famiglia, conquistano facilmente il potere che hanno sempre desiderato e che porterà loro denaro e dominio su altri uomini, più di quanto non ne abbiano già, dal momento che ancora prima dell'ascesa al trono appartengono comunque a un'elite di privilegiati, i cosiddetti boiardi. Dire che i Romanov sono arrivati al potere con l'idea di governare a lungo la Russia vuol dire attribuire loro una lungimiranza politica della quale all'epoca non erano minimamente provvisti. A mio parere, la guerra civile ha inizio già ai tempi di Ivan il Terribile, perché in realtà
C'è sempre stato uno scontro in Russia tra coloro che aspirano a una modernizzazione del paese e quanti vogliono continuare a vivere alla vecchia maniera, senza cambiare nulla. Le riforme costringono gli uomini con una visione arcaica ad aprirsi al contatto con l'Occidente. Ancora oggi uno dei maggiori problemi della Russia è che la maggioranza della popolazione vive seguendo schemi tradizionali. La dimora di famiglia dei Romanov si trova a Mosca, a pochi passi dal Cremlino. È circondata da chiese che risalgono alla più antica storia della città. È qui che incontriamo Paul Kulikovsky, diretto discendente dei Romanov. Io sono il pro-pronipote dell'imperatore Alessandro III, il quale, come è noto, ha avuto un figlio, Nicola II, che sarebbe divenuto a sua volta zar. La sorella di Nicola, Olga Alexandrovna, era la figlia minore dell'imperatore Alessandro III. Ha sposato un ufficiale della Guardia Imperiale, Nikolai Kulikovsky. E io sono il pronipote di Olga Alexandrovna e Nikolai Kulikovsky. I due restano in Russia fino al 1920. Saranno gli ultimi membri della famiglia imperiale a lasciare la Russia. Attraversano l'Europa fino in Danimarca e più tardi in Canada, dove sono nato. In seguito mia madre mi ha riportato in Danimarca, dove ho vissuto per anni. Ora sono a Mosca e quindi ho compiuto a ritroso il viaggio della mia bisnonna. In questo momento siamo in una stanza della casa del Boiardo, in via Varvarka, a Mosca. È il palazzo dove nacque il futuro zar Mikhail Fyodorovich. Quindi si può dire che è la casa dove ha avuto inizio la dinastia dei Romanov. I Boiardi erano la prima aristocrazia della Russia, prima dell'età imperiale. In seguito, con il regno di Pietro il Grande, si creerà un'aristocrazia di nomina imperiale. Ma i Boiardi rappresentavano l'antica nobiltà russa. Quando siamo arrivati a Mosca nel 2008, una delle nostre prime passeggiate ci ha portato fin qui, alla casa del Boiardo, dove abbiamo incontrato la direttrice del museo che, non appena ha visto Paul, si è subito emozionata e ha detto: «Ho capito immediatamente che lei è un Romanov. Avete quella somiglianza che non lascia dubbi. I tratti del viso, il portamento, tutto fa pensare ai vostri avi, che potete vedere qui raffigurati». I Boiardi erano le della Russia medievale. Erano colti, quindi non è stato un caso che Mikhail Romanov, il primo della dinastia, provenisse da una famiglia di boiardi, che fosse uno di loro. Suo figlio Alexei scriveva lettere meravigliose e poteva vantare una cultura raffinata e una profonda conoscenza della storia. Inoltre, i boiardi erano da sempre i consiglieri dello zar. Si riunivano nella Duma dei Boiardi, un organo decisionale collettivo, da cui mutuerà il proprio nome la Duma, il primo parlamento russo. Questo ha rappresentato per la Russia un ritorno alle proprie radici. I Romanov arrivano al potere in circostanze casuali. La dinastia nasce dal caos, in un'epoca in cui la parola chiave è paura. Dovranno fronteggiare continue rivolte, sconfiggendo anche nemici valorosi. L'impero comincia a crescere all'inizio del XVII secolo. Le frontiere si estendono progressivamente verso sud, sul Volga, a est fino alla Siberia, verso nord fino al mare e poi verso ovest. Sotto il potere dei Romanov, che durerà più di 300 anni, l'antico Granducato di Moscovia assurgerà al ruolo di potenza europea, senza mai abbandonare del tutto le proprie radici, che sono anche asiatiche e tartare. Si potrebbe parlare di un filo rosso di una linea che si è delineata in modo continuo nell'arco di tutti i 300 anni di regno della dinastia dei Romanov. Tre sono i fattori chiave che bisogna considerare in questa analisi storica. Prima di tutto la religione, che in Russia non si è mai evoluta, restando, al contrario, sempre confinata nell'alveo di un'ortodossia chiusa.
In secondo luogo, l'enorme estensione territoriale che da un lato favorisce forme più o meno esplicite di colonialismo e dall'altro impone a popolazioni diversissime la stessa concezione dello Stato. Il terzo fattore chiave è proprio la scarsa densità di popolazione della Russia. Tutti questi fattori, messi insieme, creano le condizioni che favoriscono l'ascesa dei Romanov e poi la nascita e il consolidarsi del loro impero. Pietro il Grande comincia la costruzione di un nuovo Stato. Ora la Russia si volge sempre di più a ovest, verso l'Europa. All'epoca era riconosciuto da tutti che la Russia era quasi la sorella minore dell'Europa, la meno evoluta, quella che aveva ancora molto da imparare, e la cosa era evidente ai governanti e al popolo. È come se Pietro il Grande avesse detto: guardate come lavorano gli abitanti dell'Olanda, dell'Inghilterra e della Germania. Viaggiate, studiate e imparate. In questo senso ha avuto un ruolo fondamentale, sebbene la sua figura sia molto contraddittoria, come tutti i leader politici dalle idee radicali. Com'è salda la fronte del cavaliere? Com'è energico il gesto della sua mano? Quali pensieri occupano la sua mente? E che forza infonde nel suo cavallo? Così scrive Alexander Pushkin nel Cavaliere di Bronzo. Ogni scolaro russo la impara a memoria. La storia narrata è tragica. Un piccolo funzionario perde la fidanzata durante un'inondazione e incolpa gli zar che, nella loro superbia, hanno costruito la città su una palude. Il Cremlino è la sede degli zar, finché Pietro il Grande non trasferisce la capitale a San Pietroburgo. A soli 10 anni al Cremlino, Pietro è testimone di un bagno di sangue. La causa è una miscela di faide familiari e insurrezioni di natura politica. La soldataglia furiosa devasta la residenza degli zar, uccidendo 2 zii e numerosi amici della famiglia imperiale. Pietro non dimenticherà mai quella scena, a cui ha assistito dalla scalinata del grande palazzo del Cremlino. Del tutto diversa è la sensazione che prova a Kolomenskoye, la residenza estiva, che si trova a sud di Mosca, in un'ansa della Moscova. Le rive del corso superiore del fiume sono oggi meta delle gite dei moscoviti. Pietro trascorre qui parte dell'infanzia e della giovinezza. Nell'imponente palazzo di legno vive a contatto con la natura e qui scoprirà l'amore per i lavori manuali e per l'acqua. Tutto ha inizio con una barca a vela, sulla quale il 16enne Pietro naviga lungo la Moscova. Su quella piccola imbarcazione comincia a fantasticare di una flotta russa e di un accesso al mare libero dal ghiaccio. Alla fine del 600, Pietro arriva al potere e diventerà una delle figure principali nella storia della Russia e in quella dei Romanov. Ed è stato davvero un personaggio straordinario, che ha plasmato a sua misura la società e il sistema politico. Era un uomo dai molteplici talenti, decisamente unico, un vero drogato del lavoro, che non dormiva quasi mai. Aveva imparato diversi mestieri e... infatti passerà alla storia con l'appellativo di zar carpentiere. Ma più che carpentiere, io amo definirlo un ingegnere, in grado di intuire e progettare. Ed è stato anche un carnefice. Non si farà scrupoli di far fustigare e condannare a morte il proprio stesso figlio Alessio, per aver congiurato contro di lui. Era quindi un personaggio in cui si ritrovano anche dei tratti selvaggi, sia asiatici che russi. Una natura istintiva unita all'aspirazione verso la modernizzazione e l'europeizzazione della Russia. Da Mosca a San Pietroburgo.
Impiegando come manodopera 10.000 detenuti, Pietro fa sorgere la sua nuova capitale letteralmente dal fango. Niente e nessuno viene risparmiato per realizzare il suo sogno: dare alla Russia uno sbocco al mare e una finestra verso Occidente. Di San Pietroburgo inizia dalla fortezza di Pietro e Paolo negli anni della cosiddetta guerra del Nord, in cui Pietro il Grande combatte contro il re svedese Karl. Viene scelto un punto sull'isola Zaiaki ed è lì che il 16 maggio 1703 si gettano le fondamenta della fortezza di Pietro e Paolo. Il primo nucleo non è in pietra, ma solo una fortificazione di legno su un terrapieno. Questa tecnica di edificazione è una novità per la Russia. Infatti, i costruttori adattano dei progetti francesi alle caratteristiche del sito. Le difficoltà nella costruzione della città si devono soprattutto al clima e al territorio. Infatti è rimasta una città umida e fredda. Molti abitanti di San Pietroburgo ancora oggi si lamentano del fatto che non sia stata costruita più a sud. Il terreno paludoso sulla quale sorge è all'origine di continui problemi. Per gli edifici monumentali sono stati conficcati dei pali di sostegno nel terreno acquitrinoso ed è stata usata una gran quantità di sabbia. L'isolotto dove sorge la fortezza è formato per più del 50% da sabbia aggiunta. Venticinque membri della dinastia Romanov, fra cui 12 zar, riposano nelle tombe collocate nella cattedrale di Pietro e Paolo. C'è anche la sfarzosa tomba di Pietro il Grande, ornata da un busto di bronzo e rose di plastica. Ottant'anni esatti dopo l'uccisione dell'ultima famiglia imperiale russa, le spoglie mortali di Nicola II, di sua moglie Alexandra e dei cinque figli hanno trovato eterno riposo in una delle cappelle laterali della basilica. Due anni dopo, la Chiesa ortodossa russa ha proclamato santi tutti i membri della famiglia. Due piani al di sopra dell'organo a campane, l'ingegnere responsabile della fortezza di Pietro e Paolo ci mostra la vista più bella della città. È un punto molto silenzioso. Più si sale in alto, più si gode di una gran pace. Tutto resta giù in basso e non ci fai più caso. Quando si sale quassù, si avverte una sensazione unica. Sembra quasi di poter volare. E da qui si può ammirare tutta l'infinita bellezza di questa città e del suo grandioso panorama. Nel 1830 si verifica un evento interessante. Durante una violenta tempesta vengono danneggiate la croce in cima al campanile e la banderuola, che segnala la direzione del vento. Per la loro riparazione vengono presentate diverse proposte, ma sono tutte molto costose, dal momento che all'interno della cuspide non c'è una scala e la banderuola è raggiungibile solo con un'impalcatura dall'esterno. A quel punto il costruttore e riparatore di tetti, Piotr Tioluskin, si offre di riparare la banderuola usando solo delle funi. La sua proposta viene accettata. Dalla finestra più alta, che si trova proprio sopra di noi, striscia lentamente lungo la superficie esterna della torre, dove assicura la fune. Quindi, facendo presa sui nodi, fa scorrere la fune formando una spirale attorno alla sommità del campanile e sale più in alto. Una volta raggiunta la banderuola, lascia calare la sua fune. Impiegherà 6 settimane e ogni singola giornata sarà dedicata alla riparazione della banderuola. Per la sua impresa eroica riceve una medaglia e 1200 rubli d'argento, che all'epoca sono un vero patrimonio, visto che con quei soldi si può comprare un intero villaggio. Pensate che una mucca costava 4 o 5 rubli. Riceve anche in dono un boccale da birra d'argento, da dove potrà bere a volontà in ognuna delle locande della città.
Dopo tale impresa, compiuta a 24 anni, vivrà solo altri 4 anni prima di morire all'improvviso in un incidente. Spesso dico che la storia russa, e quindi anche la storia dei Romanov, somiglia moltissimo a un tango, perché fa un passo avanti e due passi indietro, proprio come in un ballo. A volte c'è un lunghissimo passo in avanti e subito due indietro. Dopo la morte di Pietro, i passi accelerano. Alla fine del suo regno, il prezzo pagato dalla Russia sarà enorme. In migliaia muoiono durante i lavori di edificazione della città che porta il suo nome, e anche le guerre condotte da Pietro decimeranno la popolazione e lasceranno un segno. Pietro Romanov è un imperatore tanto grande quanto spietato. Trasforma l'impero degli zari in una grande potenza, e proprio a Mosca, la città che tanto odiava, sorge un monumento a lui dedicato. Un'opera considerata di cattivo gusto, che la cittadinanza non ha mai amato. Questo monumento, nel corso del tempo, ha suscitato nei moscoviti grande irritazione per una serie di motivi, tutti molto comprensibili. È il simbolo di un potere inflessibile. E del resto, cosa ha rappresentato Pietro? Da una parte, naturalmente, la modernizzazione della Russia, ma è anche il simbolo di un dominio senza precedenti dello Stato sugli uomini, sul pensiero, sugli individui e sulle loro azioni. Tutto si doveva sottomettere alla ragion di Stato. E nella Russia di oggi, in cui abbiamo una maggiore libertà, questo monumento fa balenare davanti agli occhi lo spettro che solo il potere sa evocare. Per questo, con la sua costruzione, lo Stato ha voluto lanciare un segnale chiaro e inequivocabile. Il segnale del potere è stato recepito, ma stavolta qualcuno non è disposto a subire. Dopo la rielezione di Putin nel 2012, molti moscoviti sono scesi in strada. I dimostranti scandiscono: «Siamo invincibili finché restiamo uniti». Non mi sembra corretto e utile paragonare Vladimir Putin a un moderno zar. Il suo potere, per certi versi, è anche maggiore, perché oggi lo Stato assolutista non è l'unica possibilità ed esistono diverse scale di valori. Io credo che questo movimento di protesta sia nato perché si è venuto a creare un parallelo storico e perché, di nuovo, i potenti di quest'epoca non si rendono conto che la Russia ha assoluto bisogno di aprirsi ad una reale modernizzazione e a un certo tipo di modernità. Se per tua sfortuna finisci nel mirino del potere, che ti identifica come un elemento sgradito o addirittura ostile, può schiacciarti in un attimo. Così un uomo forte e indipendente finisce per trasformarsi in un essere tremebondo e senza personalità. È quella che Dostoevsky chiama la tremante creatura. Non c'è una via d'uscita che offra la possibilità di sfuggire alla collera del potere e alle sue azioni repressive, una volta che ti ha individuato come obiettivo. È un meccanismo che abbiamo già visto chiaramente in azione con Mikhail Khodorkovsky e nell'assurdo processo contro le Pussy Riot, dove la collera ha prevalso sulla giustizia. L'abbiamo visto nel corso del 2012, quando sono state emanate leggi repressive, uscita una dopo l'altra, quasi in fotocopia, al punto che sembravano stampate dalle rotative della zecca di Stato, come le banconote. La rabbia contro il potere dello Stato spesso può essere sublimata con un po' di humor nero. Putin, in sogno, implora Stalin di aiutarlo a tenere a bada i dimostranti e i movimenti di protesta. Stalin gli dice: «Spara ai dimostranti democratici e fai dipingere il Cremlino di blu». Al che Putin chiede: «Perché di blu?» E Stalin sorride e fa: «Ah, lo sapevo che non mi avresti chiesto nulla sulla prima parte, quella delle pallottole».
La figlia di Pietro il Grande, la zarina Elisabetta, regna sulla Russia per 20 anni. Non ha figli e adotta quindi il primogenito di sua sorella, Anna. Peter Herzog von Holstein-Gottorp. Ma si rivelerà una delusione. Ha un uomo infantile, rozzo e brutale, del tutto inadatto al ruolo. Solo un matrimonio può salvare la dinastia. E la salvezza arriva dalla Germania. La quindicenne Sophie von Anhalt-Zerbst arriva a San Pietroburgo nel febbraio 1744 e occuperà la scena fino alla fine del secolo col nome di Caterina. Ma per ora è solo la moglie di Pietro III. Non le importa nulla dell'affetto del coniuge. Quel che vuole è la corona russa. Pietro III è zar per 6 mesi, quando la moglie, con l'aiuto della guardia imperiale, lo estromette. 7 anni più tardi sarà assassinato. Prima di divenire zarina, ha resistito per 17 anni al suo fianco come principessa. La zarina ambisce alla gloria eterna e vuole essere considerata degna erede di Pietro il Grande. A San Pietroburgo si dice che Caterina ha ricevuto una città di legno e l'ha restituita di pietra. Oggi è considerata proprio per questo la seconda edificatrice della città, colei che ha dato a San Pietroburgo la sua impronta neoclassica. Alla fine del XVIII secolo, la città degli zar si riempie di colonne, pilastri e capitelli. Il suo impeto all'edificazione sembra inarrestabile. In una lettera scrive: sapete bene che la smania di costruire qui impazza più che mai e nessun terremoto ha mai potuto distruggere più case di quante ne abbiamo erette. Costruire dà quasi dipendenza, come l'alcol, ma può diventare anche un'abitudine. Caterina la Grande getta le fondamenta di quello che è probabilmente il più grande museo al mondo, l'Ermitage, un vero scrigno di tesori. Presto aggiunge alle sue passioni quella del collezionismo. Per i suoi capolavori, nel 1764, fa costruire sul lato del palazzo d'inverno che si affaccia sulla Neva il piccolo Ermitage e il vecchio Ermitage. Nell'arco di 30 anni, Caterina farà arrivare a San Pietroburgo più di 3.000 dipinti, tra i quali opere di Rubens, Van Dyck, Raffaello, Tiziano, Watteau, Tintoretto e Veronese. Nel contemplare i suoi capolavori, pare che abbia dichiarato sconsolata: solo io e i topi possiamo ammirare tutto questo splendore. Oggi sarebbe felice di vedere l'incessante sfilata di visitatori nelle sale dell'Ermitage, un museo conosciuto in tutto il mondo. La zarina integra definitivamente la Russia nel panorama politico e culturale europeo. Rafforza il potere dello Stato centrale e consolida le fondamenta di questa grande potenza. E nulla le dà più piacere di rivendicare nuove conquiste e trionfi militari. Se regnassi per altri 200 anni, alla fine del mio regno l'intera Europa si inchinerebbe allo scettro della Russia. C'è alla base della sua politica l'idea che la Russia sia depositaria di un destino unico e speciale e che l'Occidente non possa capirlo fino in fondo. Che la Russia sia sotto ogni aspetto un paese diverso. Esistono versi famosi che vengono citati spesso per esemplificare questo concetto, composti da uno dei più grandi poeti russi, Fyodor Tyushov. Aveva vissuto in Occidente e ha scritto: la Russia non si comprende con la ragione, non si può misurare a spanne, racchiude in sé qualcosa di unico. Nella Russia si può solo credere. Il regno di Paolo I, figlio di Caterina, è breve e viene ricordato come il regno del terrore. Cadrà vittima di un complotto. In Russia il cambiamento è accolto con una gioia irrefrenabile. Quando nel 1801 il nipote di Caterina, Alessandro I, sale al trono. La moglie di un ministro francese scrive: il nuovo zar segue le orme dell'assassino di suo nonno, seguito dall'assassino di suo padre, e si circonda dei suoi futuri assassini. La civiltà europea è arrivata in Russia con le donne tedesche che gli zar continuano a sposare. Ma Napoleone, con la sua aggressiva politica di conquista, fa riemergere tratti più selvaggi e brutali.
Nel giugno 1812, l'esercito francese invade la Russia. Le armate russe hanno la forza numerica per opporsi agli aggressori. Lo zar Alessandro I ordina alle sue truppe di resistere a oltranza. Alle idee chiare, gli invasori saranno sconfitti dalla vastità del paese e dal suo clima. All'inizio di settembre del 1812, l'esercito francese arriva a Borodino, 80 km a sud-ovest di Mosca. Si tratta di una delle battaglie più cruente e sanguinose della storia ed è vinta dai francesi. Napoleone è alle porte di Mosca e aspetta di ricevere la capitolazione della città. Ma nessuno si fa avanti. I 240.000 abitanti sono già quasi tutti scappati. Divampano incendi in vari punti della città. Bruciano 6.500 case e le provviste rimaste vanno presto esaurite. Napoleone deve abbandonare il Cremlino in fiamme. Quando alla fine di settembre cade la prima neve, ha inizio la sua ritirata attraverso un paese devastato. La Grande Armée è distrutta. L'imperatore russo diventa il salvatore d'Europa e nel continente torna a regnare la pace. Nicola II scrive l'ultima pagina della storia. È anche il primo dei Romanov ad abdicare. Non è un caso che sia toccato a lui, il più fragile ed emotivo. Se un monarca vive la sua carica con una tale emotività e sulle sue spalle grava un peso grande come tutta la Russia, vive in uno stato di costante paranoia perché ha la percezione dei suoi limiti in rapporto a un compito così gravoso. È come una locomotiva fatta di plastica, vetro e lamiera che deve trainare un peso enorme ed è evidente che non può arrivare fino a destinazione. È molto chiaro. Nicola II era un uomo estremamente emotivo e altrettanto sensibile. E ha ceduto. Nicola II è segnato in modo indelebile dall'attentato contro suo nonno, lo zar Alessandro II. Il 1 marzo 1881, il dodicenne Nicola fa ritorno al palazzo d'inverno, l'odierno Ermitage, dopo aver pattinato sulla neve ghiacciata. Ha ancora in mano i pattini quando lo portano dal nonno che sta morendo dissanguato. Un'esperienza che perseguiterà il giovane Zarevich per tutta la vita. La storia dei Romanov è per noi un insegnamento che riguarda tutta la Russia. Hanno infranto per 300 anni le leggi che loro stessi avevano promulgato. In questi 300 anni si sono susseguiti omicidi e congiure ed è esistita una perenne frattura fra il popolo e i potenti. Eppure i rivoluzionari, i bolscevichi, hanno assassinato proprio lo zar, che per primo aveva reso liberi i contadini, affrancandoli dal vincolo medievale con la terra. Possiamo dire che in questo c'è tutta la tragica ingiustizia della storia. Un'altra tradizione della corte russa, oltre all'intrigo, è la danza. Sin dal XVIII secolo, il balletto imperiale russo è una delle componenti più solide della tradizione di corte. Zar e principi cadono spesso vittime del fascino delle ballerine. Nel 1890, lo stesso giovane Nicola confida al suo diario: «La Kshesinskaya mi piace immensamente». Matilda Kshesinskaya fa parte del corpo di ballo imperiale. Deve successo alla sua grazia e alla particolare espressività e a tutto il pubblico ai suoi piedi, ma nella sfera privata dovrà abdicare al ruolo di prima ballerina. I Romanov mandano il loro rampollo in giro per il mondo per circa un anno. Di ritorno dal viaggio, i due si incontrano inaspettatamente al teatro Mariinsky. Quasi subito, fra l'erede al trono e l'étoile, divampa una folle passione che durerà circa due anni.
Nicola, il futuro zar, deve sposarsi come si conviene al suo rango. La scelta cade, come spesso nella sua famiglia, su una nobildonna tedesca, Alix von Essen-Darmstadt. Lei si convertirà alla religione ortodossa e prenderà il nome di Alexandra Fyodorovna. Nell'ottobre 1894 muore lo zar Alessandro III. Nicola ha 26 anni e non si sente pronto per regnare. Prende le redini di un paese che in realtà conosce pochissimo, così confida a un cugino. Non capisco nulla di affari di Stato. Non so nemmeno come si parli ai ministri. Non sono mai voluto diventare zar. Mosca, 1896. In occasione della grande festa popolare per l'incoronazione, più di 1000 persone muoiono nella ressa. Una tragedia e un terribile presagio. Nicola II è ora l'uomo più potente della Terra. Regna su oltre 170 milioni di sudditi e il suo impero si estende dal Mar Baltico all'Oceano Pacifico. Ma la soluzione al dilemma del suo paese continua a sfuggirgli. Il grande romanziere Lev Tolstoi scrive una lettera allo zar, lamentando la decadenza morale del paese. Voglio descrivere le condizioni generali del popolo. Bambini in miseria, una popolazione degradata, uomini e animali che vivono insieme e condividono un lavoro incessante e alienante, tra servitù e avvilimento. E dall'altra parte solo egoismo, ambizione, sfarzo, bramosia di prestigio e potere. Nicola prosegue coerentemente alla politica conservatrice impostata dal padre. La Russia è uno stato dalle contraddizioni estreme. Mentre arte, scienza e industria fioriscono, il paese resta politicamente ancorato al passato, all'assolutismo. L'80% della popolazione vive di agricoltura, nella miseria e nella sporcizia. I nobili e la corte danno feste sfarzose, immensamente lontani dai milioni di contadini affamati. Diversamente dagli altri stati europei, la Russia inizia il XX secolo senza un parlamento e una costituzione. Dopo la guerra russo-giapponese nel gennaio 1905, a San Pietroburgo inizia uno sciopero degli operai metallurgici. La pacifica dimostrazione dei lavoratori, a cui partecipano più di 100.000 persone, reca una petizione per lo zar davanti al Palazzo d'Inverno. In 200.000 aspettano la risposta intonando canti religiosi. All'improvviso viene dato l'ordine di aprire il fuoco. Moltissimi manifestanti rimangono uccisi. Il 9 gennaio sarà ricordato come la Domenica di Sangue di San Pietroburgo. Il palazzo di Alessandro a Tsarskoye Selo è sempre più luogo di rifugio della famiglia dello zar. Quando il paese inizia a sprofondare nel caos e il suo trono vacilla, Nicola fa le sue prime concessioni. Dopo aver esitato a lungo, concede al popolo libertà di parola e di associazione e apre alle riforme politiche. Il manifesto che annuncia che la Russia avrà finalmente un parlamento, la Duma, viene letto nella grande sala del trono dell'Ermitage. Le riforme non suscitano alcuna emozione a corte, ma al loro lungo sogno bianco seguirà un risveglio rosso sangue. L'ultimo zar è molto più interessato agli svaghi e allo sport che al governo del paese. Nicola e Alexandra si sono scelti uno stile di vita che la corte russa non ha mai conosciuto. La sfera privata viene prima di tutto. Continuano a far gite tutti insieme e la famiglia non rinuncia al tradizionale bagno a Peterhof. Il 1905 è sotto molti aspetti un anno chiave per il regno dell'ultimo zar. Questo scrive Nicola sul suo diario il 1 novembre. Ho fatto la conoscenza di un uomo di Dio, Grigori, venuto dal governatorato di Tobolsk. Si riferisce a Grigori Rasputin, che negli anni seguenti avrà un'influenza nefasta sulla zarina. Sulla sua fragilità influisce in modo determinante la malattia del figlio, il giovane Zarevich. Lei credeva davvero ai poteri di Rasputin e dobbiamo chiederci perché ne aveva tanto bisogno. Io credo che l'abbia aiutata a lenire le sofferenze dello Zarevich Alexei.
che soffriva di emofilia. Ma questo non spiega tutto. In lui l'imperatrice trovava sostegno psicologico. Cerchiamo di capire la sua posizione, che era quantomeno complicata. Alexandra aveva sposato Nicola, dandogli quattro figlie, una dopo l'altra. E questo cosa aveva rappresentato per la monarchia? Alla nascita della prima figlia si festeggia, con la seconda gioia più contenuta, poi la terza, la quarta ed è un dramma. Che sta succedendo? Il compito principale di una zarina è generare l'erede al trono e lei finalmente dà alla luce un figlio maschio, ma il bambino è minato dalla malattia. Per questo i nervi della zarina Alexandra erano già profondamente scossi, ma ora si manifestano vere crisi di isteria e nevrosi. Oggi avremmo chiamato uno psicoanalista per rassicurarla. Ecco, io credo che nel quadro della corte zarista dell'epoca possiamo dire che il ruolo di psicoanalista sia toccato a Rasputin. Lo zar e la sua dinastia sono al centro della sfarzosa messa in scena organizzata per i festeggiamenti del 300° giubileo dei Romanov nel maggio del 1913 a Mosca. Migliaia di spettatori si affollano sui magnifici viali. Statisti da tutto il mondo giungono a portare i loro omaggi, così come l'aristocrazia europea. Il progresso del paese lascia senza fiato. L'impero russo rifulge in tutto il suo splendore. C'è di che festeggiare. Ma è una gioia illusoria. Il fulgore dell'impero svanirà per sempre nel giro di soli 4 anni. Agosto 2014, il giorno dopo la dichiarazione di guerra della Germania alla Russia, lo zar Nicola II legge al popolo una dichiarazione, mostrandosi dal balcone del palazzo d'inverno alla moltitudine in attesa. È solo di fronte alla folla che quel giorno non issa né bandiere né striscioni, ma solo icone e ritratti dello zar. Per un breve istante, la storia riunisce il sovrano e i suoi sudditi davanti al comune nemico. E il nemico è la Germania, lo stesso paese dal quale vengono la zarina e altri amati parenti. La partecipazione alla Prima Guerra Mondiale è un tragico errore, un atto di incomparabile miopia, tanto della monarchia tedesca che di quella russa. Per giunta sono parenti, cugini che combattono l'uno contro l'altro. Senza questa guerra non ci sarebbe stato quell'esito così tragico, quel crollo così rovinoso e repentino dell'antico regime, con tutte le conseguenze che conosciamo bene per la Russia e per l'intera Europa. I Romanov pagheranno il loro errore con molto sangue. Purtroppo non erano consapevoli del pericolo che li minacciava e della catastrofe in arrivo. La Prima Guerra Mondiale rivela tutte le contraddizioni e i conflitti del sistema e li aggrava. Non fornisce soluzioni, ma prolunga solo l'agonia del sistema e porterà alla terribile fine della dinastia. All'inizio della guerra nel paese si diffonde un sentimento antitedesco. È risaputo che Rasputin è contrario alla guerra e la zarina è tedesca. Si parla di tradimento. Corre l'incredibile voce che ci sia un filo diretto tra Zarskoe Selo, la residenza degli zar, e lo Stato Maggiore tedesco. L'intero paese è scosso ed è come gettare altra benzina sul fuoco. La guerra diventa presto il catalizzatore del malcontento. I soldati invocano pane e pace, e questo sarà lo slogan principale della rivoluzione. La macchina della guerra lavora ancora una volta a pieno regime. Questa crisi, provocata soprattutto dalla Prima Guerra Mondiale, è essenzialmente una crisi di potere, una crisi dinastica, che non esplode improvvisamente. Possiamo dire che Rasputin ha notevolmente influenzato un certo sviluppo degli avvenimenti, sfruttando la debolezza del monarca. Nicola, nel settembre del 1915,
si reca al suo quartier generale al fronte. Una coincidenza che, a mio avviso, segna il suo destino. Rasputin resta da solo a orientare gli umori della famiglia reale. Acquista sempre più potere a corte come consigliere politico e militare. Sfrutta l'assenza dello zar e cerca di guadagnare maggiore influenza e scrive lettere alla zarina. È impossibile arrestare il corso della storia. Nel febbraio i soldati assaltano il palazzo d'inverno, oggi parte del complesso dell'Ermitage. La tragedia della Russia, che è anche la tragedia dei Romanov, consiste nel fatto che entrambi, il paese e la dinastia, arrivano sempre in ritardo all'appuntamento con la storia. E proprio per questo, nel 1917, vengono al pettine, tutti insieme, i nodi di tante contraddizioni e tanti conflitti. Il dramma è che noi russi, negli ultimi 100 anni, abbiamo rinnegato per ben volte i nostri valori e la nostra identità nazionale. Prima nel 1917, poi nel 1991, con la fine dell'Unione Sovietica. L'archivio di Stato della Federazione Russa conserva i diari di Nicola II e della zarina Alexandra. Il 2 marzo 1917 lo zar scrive: «La mia abdicazione è indispensabile. Questo è il punto dolente, che sia necessario intraprendere questo passo per salvare la Russia». Il 2 marzo 1917 lo zar firma la dichiarazione di rinuncia al trono. Quindi si reca a Tsarskoye Selo dalla sua famiglia, che nel frattempo è stata messa agli arresti. Finiscono così più di 300 anni di regno dei Romanov. Il vuoto di potere viene inizialmente riempito da un governo provvisorio borghese e democratico, emerso dall'ultima duna. Nel 1917, subito dopo l'abdicazione, inizia un profondo dibattito su cosa si debba fare dello zar e della sua famiglia. Viene offerto loro l'esilio, la possibilità di lasciare il paese, e sarebbe una buona soluzione, ma Nicola rifiuta. La famiglia pensa ingenuamente che con l'abdicazione sia tutto risolto e che potranno continuare a vivere a Livadia in Crimea. Una soluzione che si confà alle necessità di Nicola, che in fin dei conti è da più di 20 anni che soffre l'idea di trovarsi a capo di un impero così vasto, un ruolo che non ha mai sentito suo. È un uomo a dir poco stremato, che non è mai stato all'altezza della situazione. Tutto quel peso è davvero troppo grande e gravoso per lui. Dopo 300 anni, la Russia è per la prima volta senza uno zar. Nell'intero paese si distruggono i simboli del potere imperiale. Presto Lenin ribalterà completamente la situazione e deciderà il destino dei Romanov. Nell'agosto 1917 Nicola e la sua famiglia vengono deportati verso la Siberia, prima a Tobolsk e poi nel febbraio 1918 a Yekaterinburg, a casa di Ipatiev. Tagliata fuori dal mondo, l'intera famiglia viene trucidata nello scantinato della casa di Ipatiev, il 16 luglio 1918. Oggi sono circa 60 i Romanov che vivono in varie parti del mondo. Sono quasi tutti discendenti delle sorelle dell'ultimo zar, Xenia e Olga. È il caso di Paul Kulikovsky, pronipote di Olga. Ci sono stati vari progetti per riportare qui la famiglia, ma finora queste iniziative non hanno avuto un grande successo. Un ultimo tentativo di far rientrare la famiglia è stato sotto Boris Yeltsin, ma all'ultimo momento ha deciso di non andare avanti. Da allora non ce ne sono stati altri. Naturalmente sono tutti felici se veniamo qui in visita per partecipare a rievocazioni storiche e altre cerimonie. Siamo liberi di ritornare e stabilirci qui, ma senza un ruolo ufficiale, solo come privati cittadini.
un po' come nel calcio, ognuno gioca la sua partita. Nicola I giocava contro l'Europa, mentre Alessandro II giocava per l'Europa. Alessandro III ha di nuovo giocato contro, mentre Nicola II ha giocato a favore. Lenin e Stalin hanno giocato contro l'Europa. Khrushchev ha attuato delle caute aperture, ma Brezhnev se ne è allontanato. Quindi è arrivato Gorbaciov con la sua apertura all'Europa e infine Putin che la rinnega. Questa è la vera storia russa. Il risultato finale è incomprensibile perché i potenti giocano essenzialmente da soli. È una partita con un'unica squadra in campo che scaglia il pallone ora verso una porta, ora verso l'altra.